Anche Bricherasio, come tutto il nostro paese, sta cercando di fronteggiare questa crisi. Ringrazio tutti i nostri concittadini che si stanno adoperando per rispettare al meglio le norme e le misure che ci sono imposte. Vi chiedo di continuare a farlo con scrupolo e con attenzione per poterne uscire prima possibile e come forma di rispetto per le fasce più deboli della nostra popolazione. Mi permetto di ricordare alcuni servizi che possono essere utili proprio per cercare di uscire di casa il meno possibile, in particolare la spesa a domicilio, resa possibile da tanti nostri commercianti, poi il servizio di assistenza alla popolazione più anziana attraverso le telefonate che stiamo facendo noi amministratori e il servizio sul territorio della protezione civile che può consegnare medicinali, farmaci o altre, insomma, rispondere ad altre necessità. Inoltre, da un paio di giorni sono aperte le domande per il buono alimentare per i nuclei familiari in difficoltà. Non esitate a compilare il modulo, è molto semplice, si trova sul sito internet del comune, è compilabile anche telefonicamente. Poi in questa fase mi preme ringraziare anche tutti i comuni vicini, il loro confronto continuo con i colleghi sindaci è molto importante. Ringrazio ad esempio il comune di Bagnolo per la grande collaborazione che abbiamo avuto con loro e anche il comune di Campiglione. In questi giorni, da un mese a questa parte, ogni tanto vado in chiesa, banchi vuoti, penombra, freddo abbastanza, e uno potrebbe anche scoraggiarsi. E invece io, guardando quei banchi, immagino quando i miei parrocchiani torneranno in chiesa e sarà diverso. Qui a Bricherasio c'è brava gente, proprio brava gente che si danno tanto da fare per il comune e anche per la parrocchia. Quindi certamente è un buon terreno questo, ma sicuramente questo passaggio che stiamo vivendo creerà qualcosa di veramente nuovo, perché la gente, quando tornerà in chiesa, sarà così contenta di poter riappropriarsi dei luoghi di preghiera di Bricherasio, sono ben 7, tra chiese, tra parrocchie e cappelle, riappropriarsi, e sarà come vivere un'esperienza nuova, perché questo è quello che ci darà questo passaggio difficile che stiamo attraversando. Il Signore ha voluto, nella sua bontà infinita, ha voluto farci fare questa esperienza, perché noi sappiamo che Dio permette queste cose, permette che avvenga questi fatti che sono dolorosi per tante famiglie, dove ci sono i decessi, ma nello stesso tempo però questo passaggio sarà un passaggio che porterà a qualcosa di nuovo, qualcosa che rimarrà nel cuore. Torneremo in chiesa, torneremo ma diversi, perché avremo veramente ancora più desideri di prima. Quanta gente in questo periodo mi dice: ah, mi stanto tanto la messa la domenica, manca proprio, no? E questo è un bel segno, vuol dire che comunque anche nelle difficoltà che stiamo vivendo, le persone comunque hanno desiderio di ritornare, di riappropriarsi di questi posti che sono loro. E in questi posti pensiamo quante persone hanno vissuto la loro vita, la loro fede, in queste nostre antiche chiese che sono un tesoro, non tanto importanti sotto il punto di vista architettonico e di bellezze, ma proprio ricche di gente che ha pregato con tutto il cuore e che è stata anche esaudita. E quindi ringrazieremo il Signore di questo. E poi il messaggio va anche a questa situazione. Ormai è un mese che viviamo così, chissà quanto ci sarà ancora da fare questa esperienza. L'importante è che la viviamo in serenità. Tanto noi, come dice il Vangelo, non possiamo allungare né di un giorno né di un'ora la nostra vita, quindi c'è un disegno e noi cerchiamo di portare avanti la volontà di Dio, che in questo momento questa volontà di Dio è questa,
di farci fare queste esperienze. Quindi ringraziamo il Signore anche di questo, anche se diventa difficile farlo. Pensiamo a tutti coloro che combattono in prima linea contro il male. Pensiamo ai sacerdoti, ai dottori, agli infermieri, quello che è la sanità oggi. Benissimo, ma andiamo anche oltre. È importante che nella vita, quando uno si trova davanti all'ostacolo, si butti dall'altra parte dell'ostacolo. Questo per superare, perché noi siamo portati ad andare avanti, dobbiamo superare tutto e finché Dio vorrà. Benissimo, allora adesso si sta avvicinando la Pasqua e sarà una Pasqua veramente speciale, perché sarà una Pasqua vissuta in modo completamente diverso dagli altri anni. Non potremo celebrare la veglia pasquale, non potremmo celebrare la Via Crucis, tante cose ci mancheranno, ma ci mancheranno veramente? No, il prossimo anno, quando vivremo queste nostre tradizioni, queste nostre celebrazioni, le vivremo ancora di più, perché per un anno ne siamo stati a digiuno. Quindi la preghiera, e io in questi giorni ho pensato, ma non è possibile che io non possa pregare insieme ai miei parrocchiani, e così ho avuto questa idea, ho realizzato questo posto, questo qui, una saletta qui della parrocchia, ho messo dietro di me questa figura, di questo quadro che abbiamo, di questo grande santo che è San Carlo Borromeo, che ci ricorda la peste del 1400, la peste dei Promessi Sposi. Poi c'è questo piccolo luogo, no, in cui io celebro la messa, e devo dire che non pensavo mai più, ma è molto seguita questa messa, perché ci sono almeno, abbiamo messo la messa del venerdì, l'ultimo venerdì del mese per i malati, ma perfino 720 persone hanno visualizzato e ben 240 hanno seguito, che la messa per i malati dura più o meno, proprio essere materiale, dura un'ora e mezza garantito, sono rimasti lì, e tanti hanno poi scritto nei commenti che erano felici di aver vissuto questa esperienza, e altri dicono è un modo per vivere la comunità. Quando noi abbiamo dei doni, una comunità è un grande dono, e non ce ne rendiamo conto, e invece questo è il modo per vivere la comunità che abbiamo oggi. Quindi adesso continueremo a celebrare qui, in questo luogo così intimo. Io sono alla punta di un tavolo, dall'altra parte ci siete voi, dall'altra parte ci siete voi, è questo che io immagino, ma veramente ci siete, e ognuno nelle proprie case, sul sofà, da quel parte. No, questo è. Quindi ringraziamo il Signore che ci fa fare questa esperienza, e sicuramente non lasciamoci prendere dalla tristezza, dall'angoscia, perché comunque dopo l'inverno viene sempre la primavera, dopo il Calvario viene sempre il mattino di Pasqua, l'aurora del mattino di Pasqua. Grazie a tutti voi che mi avete ascoltato, grazie anche al settimanale Valli che mi ha permesso di fare questo.